Quando si pensa all'aeronautico solitamente si pensa ai piloti, ignorando tutte le figure che stanno dietro di lui. Quando un aeromobile si alza da terra, solitamente dietro di lui, dietro il pilota ovviamente, hanno lavorato dalle 20 alle 30 persone. Quindi si può descrivere il pilota come la punta dell'iceberg. Questi 20-30 persone lavorano in collaborazione e in sinergia per permettere che tutto questo avvenga. Parlando del compito del controllore, dopo il conseguimento del diploma di maturità, si può continuare un nuovo percorso di studi sempre a stampo aeronautico presso la ENAV Academy. Lì vengono formati i controllori di volo, o quelli che si occupano comunque del controllo del traffico aereo. Il compito del controllore di volo è secondario al lavoro del pilota, ma non meno importante. Certamente è un lavoro di concetto e di concentrazione. La scuola dà la possibilità di avvicinarsi a questo mondo già dalla terza superiore, con l'utilizzo del laboratorio di FISO, dove gli studenti, seguiti dal prof di navigazione, simulano il lavoro del controllore di volo prettamente nell'ambito di operatore radio. All'interno del nostro piano orario del biennio si possono fare, oltre alle materie base come storia, italiano e inglese, anche materie aeronautiche come tecniche aerospaziali e teoria del volo. Con l'inizio invece del triennio iniziano tutte le vere e proprie materie del settore aeronautico, che sono scienze della navigazione aerea, traffico, meteorologia e meccanica macchina. Dal terzo anno iniziano anche tutti quei laboratori aeronautici che sono il laboratorio FISO e il laboratorio di simulatore di volo. Con il simulatore di volo uno studente può provare a riprodurre tutto il volo dall'inizio alla fine, grazie a una stanza nella quale è riprodotto un vero e proprio cockpit di un aereo. Mentre con il laboratorio FISO, a turno, ogni studente può provare a riprodurre tutte le procedure e il lavoro che fa un controllore o un operatore radio all'interno di un soggiorno di lavoro tipo. Dal 16° anno di età si può conseguire la licenza PPL, che è pilota privato, con la quale lo studente avrà la possibilità di pilotare un aeromobile dal punto di vista privato senza scopo di lucro, mentre dal 18° anno di età si avrà la possibilità di conseguire la licenza TPL, che è una licenza che porterà lo studente ad avere in mano il brevetto di pilota di linea, quindi di poter lavorare all'interno di compagnie aeree.